Comunichiamo la speranza di un mondo migliore. È questo il motto alla base del convegno dei volontari IOR, Istituto Oncologico Romagnolo, che si è svolto questo pomeriggio a Faenza. Lo IOR è un'importante realtà, anche nel nostro territorio di Faenza avevamo già incontrati. Come sta andando comunque l'attività qui? Direi che va benissimo, la carica emotiva dei volontari è veramente eccezionale e tutti sono impegnati nelle proprie attività. Quello che fa pensare è che cos'è il volontariato? Il volontariato è qualcosa che si scopre un po' tutti i giorni, quando si condivide la vita con gli altri, le iniziative, le chiamate che arrivano a qualsiasi ora del giorno e della notte e che effettivamente coinvolgono molto. Sorgono delle amicizie, sorgono anche delle comprensioni che magari prima nella vita normale non esistevano. Poi Faenza si sta organizzando bene, io vedo che il Consiglio d'amministrazione dello IOR ha stabilito quest'anno, per la prima volta dal 1979, di organizzare i cosiddetti convegni dei volontari sede per sede, perché evidentemente è più facile in ogni sede affrontare tutte quelle che sono le problematiche del territorio e poterne parlare tranquillamente. Ricordiamo per chi volesse usufruire del vostro aiuto, della vostra presenza, come fa a contattarvi? Abbiamo il nostro ufficio che è qui a Faenza, Corso Mazzini 153, il numero di telefono è lo 0546 66 15 05. E ci può trovare tutte le mattine dalle 8:30 fino all'1. Anche la nostra sede, che ha un buon numero di locali, facciamo riunioni, troviamo modo anche di ritagliare dei spazi per noi e c'è anche un servizio di psico-oncologia che sempre nei nostri locali, oltre che naturalmente nelle strutture dell'ASLA, fornisce il servizio di assistenza psicologo. IOR e Hospice, una grande collaborazione, come funzionano? Beh, l'Istituto Oncologico Romagnolo è stato fondamentale in questi 20 anni nei progetti che riguardano le cure palliative, prima con l'assistenza domiciliare e poi da 11 anni anche nella realizzazione degli hospice, sia su quello di Lugo che su quello di Faenza e anche attualmente su quello di Ravenna. Pur essendo gli hospice nella nostra azienda due aziendali e uno privato, l'Istituto Oncologico ha avuto un grande impegno sia nella progettualità e soprattutto ancora attualmente nel sostenere le risorse sia dei medici che della psico-oncologia, perché il 50% dei medici che attualmente lavorano nella mia struttura di cure palliative sono dei medici i cui stipendi sono finanziati dall'Istituto Oncologico Romagnolo. Inoltre, le psicologhe appartengono tutte e tre all'Istituto Oncologico Romagnolo nel gruppo della psico-oncologia che fa capo anche all'Istituto dei tumori di Meldola. Nel concreto, come funziona un hospice? L'hospice è fondamentalmente un punto della rete delle cure palliative, è un luogo di ricovero, di assistenza, può assomigliare a un reparto ospedaliero, ma il desiderio è sempre che assomigli alla casa del paziente. Quindi un ambiente confortevole, direi tra virgolette un po' più umano, un po' più famiglia, anche se vengono garantite le cure perché le cure anche complesse perché la terapia del dolore e i trattamenti palliativi dei sintomi sono tante volte trattamenti complessi che non è possibile fare al domicilio dei pazienti. Poi, essendo un punto della rete, può essere anche un punto del percorso delle cure palliative, nel senso che i pazienti stabilizzati rientrano al loro domicilio con l'assistenza domiciliare integrata. Di cosa ci sarebbe bisogno per implementare la funzionalità dell'hospice? Ma io penso che
il 2014 possa essere il momento della sfida nella stabilizzazione delle risorse dei medici, perché noi abbiamo attualmente 29 posti letto di ricovero in provincia e la struttura delle cure palliative non ha ancora una stabilità dell'organico dei medici. E l'altro aspetto è quello della interfaccia con il territorio, con i medici di famiglia, in modo che noi stessi specialisti possiamo avere la possibilità un pochino più ampia e più adeguata di intervento sul domicilio, che attualmente è solo su consulenza. Ma noi pensavamo, in base anche a quella che è la disposizione della conferenza Stato-Regioni dell'anno scorso, di creare un livello di assistenza a casa che sia il secondo livello, quello specialistico, che va di pari passo con il livello base, che è quello del medico di famiglia. E Italia e la Sanità andranno a intaccare la funzionalità di questi hospice? A me sembra che le cure palliative abbiano ancora bisogno di aiuto, di essere inserite adeguatamente come livello standard dentro alle ASL, dentro le nostre regioni. Io adesso non so sinceramente se questo problema dei tagli impatterà anche i servizi delle cure palliative. Da quello che ho detto appena pochi secondi fa, io penso proprio di no, perché è un livello di civiltà che è quello che ci deve portare a dei livelli adeguati sulle cure palliative in Italia e anche nella nostra regione. Francesca Diletta per Faenza Web TV.